quando tutto dice no, la tua voce mi incoraggia a proseguire. Quando tutto dice no, sembra che il mare non si possa dire. So che non sono solo, quel che dici su di me non potrà mai cambiare. Restami accanto, Dio, e compi me la tua volontà. Sua destra mi sostiene e mi fa vincere. Il Dio dell'impossibile che non rinuncia a me, la sua destra mi sostiene e mi fa vincere. Il Dio dell'impossibile. Quando tutto dice no, no, sembra che il mare non si possa dire. So che non sono solo, perché dici su di me non potrà mai cambiare. Restami accanto, Dio, e compi in me la tua volontà. Dio dell'impossibile che non rinuncia a me, la sua destra mi sostiene e mi fa vincere. Dio dell'impossibile che non rinuncia a me, la sua destra mi sostiene e mi fa vincere. Dio dell'impossibile, il Dio dell'impossibile, il Dio dell'impossibile, Dio dell'impossibile che non rinuncia a me, la sua destra mi sostiene e mi fa vincere. Il Dio dell'impossibile che non rinuncia a me, la sua destra mi sostiene e mi fa vincere. Il Dio dell'impossibile, il Dio dell'impossibile. Pace a te, anche stasera siamo insieme e grazie, grazie sia onore sia a Dio. Abbiamo già due fratelli dall'altra parte, vogliamo salutarli e insieme con te, dovunque ti trovi, mettiamoci insieme per condividere porzioni della parola del Signore. Interiorizziamo più che possiamo la parola del Signore, perché attraverso lo Spirito Santo viene fecondata e produce segni, miracoli nella nostra vita. Sì, sì, porta risposte, agisce, mentre sembra che sta lì così, la interiorizziamo, a un tratto è come sboccia e alcune cose che non li comprendevamo prima o che forse conoscevamo pure a memoria, quando c'è quando arriva lo Spirito Santo ne fa venire fuori qualcosa che non avevamo visto prima. Un poco come in un ramo di albero nel mese di febbraio, che è lì tutto che sembra secco, tutto a un tratto nel mese di aprile lo troviamo pieno di fiori e pieni di foglie. Da dove sono usciti? Da dentro.
è cambiata la temperatura. Sembrava impossibile, sembrava secco, ma tutto a un tratto la temperatura che cambia, ecco che c'è di tutto e di più. Così avviene con la parola del Signore nella nostra vita. Noi tesoreggiamo, prendiamone più che possiamo, sentiamoci poveri di spirito per dire che vogliamo sempre di più e il Signore al momento opportuno ci fa comprendere cosa ci vuole dire attraverso quella parola. A volte serve per noi, a volte serve per distribuirla, perché noi, come dice il Signore, Lui ci dà acqua per noi e diventiamo una sorgente per gli altri. E così vogliamo attivarci mentre siamo insieme. Vogliamo partire subito con i fratelli, li salutiamo e credo che... Pace a te, come stai? Pace, fratello Pedrone. Ti sento bene, allora ci guidi in preghiera e proseguiamo, fatti guidare dallo Spirito Santo e noi tutti che siamo vicini e lontani ascoltiamo quello che il Signore ha messo nel tuo cuore. Signore, grazie di nuovo oggi per questa bellissima opportunità che ci dai di parlare di te, della tua parola. La tua parola è affilata, efficace, penetra nei nostri cuori per farci del bene, per trasformarci. Perciò Spirito di Dio, posati su ciascuno di noi, che la perfetta volontà del Signore sia fatta oggi. E Signore, fa che ogni tuo servo potrà portare una parola da te che arriva a tutti i cuori che ascoltano. Nel nome di Gesù lo chiediamo. Amen. Amen. Voglio parlare sul soggetto Gesù cambia tutto. Gesù cambia tutto. Matteo, capitolo 9, versetti 9 a 13, leggiamo questi quattro versetti, che dice: poi Gesù, partito di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo, che sedeva al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Ed egli, alzatosi, lo seguì. Mentre Gesù era a tavola in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. I farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori? Ma Gesù, avendolo udito, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significhi: voglio misericordia, non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento. Cosa ha motivato il nostro Signore a venire sulla terra circa 2000 anni fa? Infatti Dio si è fatto uomo nella persona di Gesù Cristo, un evento così potente che ha cambiato la storia. Il nostro calendario è stato diviso in due parti: prima di Cristo, dopo Cristo, o anno domino, anno del nostro Signore. La venuta del Cristo ha avuto un tale impatto sul mondo che dopo circa 2000 anni la gente in tutto il mondo ancora si ricorda di questo evento che ha cambiato la storia. Infatti, in tutto il mondo in questi giorni si festeggia il Natale. Non importa se le persone sono atei, agnostici, tutti sono in un modo o nell'altro influenzati dal Natale. Molte volte, scherzando, dico alla mia congregazione: se le persone non credono che è nato Gesù circa 2000 anni fa, non dovrebbero prendersi giorni di festa, li dovremmo fare lavorare a tutti. Ma durante questo periodo natalizio
ci sono giorni di festa, giorni di vacanze, e la domanda che inevitabilmente ci viene in mente: ma perché è venuto Gesù? Qual era lo scopo della sua venuta? Alcune persone pensano che Gesù sia venuto ad iniziare una religione, altri scrivono che Gesù è venuto ad iniziare un partito politico o a iniziare una rivoluzione politica contro il governo romano. Magari Gesù non venne per nessuna di queste ragioni. Matteo riporta le parole dell'angelo che parlò a Giuseppe riguardo Maria. Infatti Matteo 1:21 dice: ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Cari, bellissimo versetto. La realtà è che la storia di Natale ha poco a che fare con Babbo Natale o feste o regali o alberi o banchetti. Anche se non vi è niente di male con tutte queste cose nel giusto bilancio, ma la realtà è che tutte le cose sono vuote e diventano inutili se Cristo non è al centro di quello che facciamo. Cari, la nostra vita non vale niente se Cristo non è al centro. È come festeggiare un compleanno, ma la persona che compie gli anni non è presente. Non sarebbe una buona festa se stiamo festeggiando il compleanno di una persona e la persona è assente. Cari, la storia del Natale è una storia su Gesù, detto il Cristo, figlio dell'Iddio onnipotente. È una storia su come Dio può cambiare il cuore umano attraverso una relazione con il suo figliuolo Cristo Gesù. Si tratta della trasformazione che una persona può sperimentare attraverso questa relazione intima, personale che abbiamo con Gesù, detto il Cristo. Quando una persona viene a Cristo, tutta la sua vita può cambiare radicalmente. Il nostro modo di pensare cambia, i nostri atteggiamenti cambiano, le nostre prospettive cambiano, anche il modo di parlare cambia, le priorità della nostra vita cambiano. L'Apostolo Giovanni dice in questa maniera, prima Giovanni 4:9: in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. Bellissime parole. Significa: non stiamo ancora a vivere fin quando non lasciamo che Cristo entra nella nostra vita. E questo vivere non è solo per 50, 60, 80, 90 anni, ma è un vivere per l'eternità. Infatti iniziamo a vivere veramente quando apriamo i nostri cuori a Cristo Gesù. Non c'è miracolo più grande della nostra salvezza. Spesso quando pensiamo ai grandi miracoli, della Bibbia, pensiamo a guarigioni: il paralitico che cammina, il cieco che vede. E questi sono dei grandi miracoli, ma sono temporanei, non durano per l'eternità. Il più grande miracolo che dura per tutta l'eternità, o che ci fa entrare nell'eternità con Dio, è la salvezza della nostra anima. Perché quando Gesù entra in noi, tutto cambia per il meglio. Il testo che abbiamo letto al principio ci porta a realizzare la vera ragione del Natale. Questo evento nei Vangeli dovrebbe portare ciascuno di noi a realizzare che c'è stato un giorno quando Gesù è nato. Non possiamo mettere il giorno preciso e tanti si perdono a ragionare, ma il 25 di Natale, il 25 di dicembre non è la vera nascita di Gesù. Gesù non è nato quel giorno, ma a me che mi importa?
se è stato il 25 di dicembre o il 24 o il 10, il fatto rimane che circa 2000 anni fa Cristo Gesù è nato ed è venuto per portarci vita in abbondanza. Matteo divenne l'autore del libro di Matteo dopo che Gesù ha trasformato la sua vita, è diventato un discepolo di Gesù e poi un apostolo e scrisse il Vangelo di Matteo. Ha scritto tutti i 28 capitoli del Vangelo. In tutto il Vangelo Matteo fa riferimento a se stesso solo due volte. Infatti in Matteo 10, versetti 2 a 3, fa il primo riferimento a se stesso. I nomi dei 12 apostoli sono questi: il primo Simone detto Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo di Zebedeo, Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano. Una cosa che notiamo da questo versetto è che Matteo è l'unico a cui fa riferimento il suo lavoro. È Matteo il pubblicano o l'esattore delle tasse. Egli vuol farci sapere cosa ha fatto per vivere. Il secondo versetto in cui leggiamo di Matteo è in Matteo 9, versetto 9. Matteo 9, versetto 9. Poi Gesù partito di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo che sedeva al banco delle imposte. Egli disse: seguimi. Ed egli alzatosi lo seguì. Questo è davvero significativo e vedremo perché tra un attimo. Matteo scrive di sé in due occasioni, nel capitolo 28 e poi nel capitolo 9 e nei 28 capitoli del libro di Matteo avrebbe potuto dire molto di più di se stesso. Avrebbe potuto dire: tu sei l'autore di questo libro, puoi farti una bella figura, puoi metterti nei posti migliori, puoi scrivere di te stesso dicendo cose davvero intelligenti. È come fare un selfie con i nostri telefonini. Nessuno carica un selfie che non guarda bene, sarà sempre una bella foto. Ma Matteo si menziona due volte in entrambe le occasioni, vuol farci sapere una cosa: non sappiamo delle altre cose di lui, ma conosciamo quello che lui faceva. Vuol farci sapere che era un pubblicano, un esattore delle tasse. Essere un esattore di tasse non era una delle migliori occupazioni a quel tempo. Infatti, quando i romani presero il controllo di Israele, li trattarono con durezza, hanno imposto tasse su tasse, hanno oppresso il popolo. I romani erano brutali. Il popolo di Israele si riunì e cercarono di difendersi il meglio possibile. Cercavano di evadere le opprimenti tasse che gli venivano imposte. Cercavano di non pagare tutto quello che dovevano. I romani allora, scoprendo questo, cercarono un modo di come far funzionare il riscuotere di tutte le tasse. Perciò assunsero a raccogliere le tasse persone locali dal popolo di Israele che conoscevano l'ambiente sociale, conoscevano la gente del posto e conoscevano i loro segreti, la loro cultura e avrebbero potuto prendere più tasse di quello che i romani prendevano. I romani hanno investito in questi esattori di tasse locali pagandoli profumatamente e i romani furono molto generosi. E loro dicevano a questi esattori di tasse: voi potete chiedere quello che volete,
basta che ci date questa percentuale. E perciò tutti gli esattori di tasse divennero uomini ricchi. Vi ricordate di Zaccheo, che parleremo tra poco? Non ci vuole molto per capire il tipo di persone che diventerebbero questi esattori delle tasse. Erano persone che non avevano coscienza, erano spietati, erano duri, erano crudeli, erano senza lealtà, erano disposti a schierarsi contro la loro stessa gente, erano imbroglioni, erano della vita bassa. I governatori romani dicevano loro: noi ci aspettiamo questa percentuale di tasse. E come ho detto, ma puoi chiedere anche di più, a noi non ci importa. Perciò gli esattori delle tasse avevano anche due guardie romane che li avrebbero accompagnati. Avevano tutta l'autorità di Roma. Come potete immaginare allora che questi esattori di tasse, anche se erano israeliti, erano odiati, erano disprezzati, erano maltrattati. Ogni volta che vediamo il nome esattori delle tasse nella Bibbia, è sempre in una lista di persone cattive, in un elenco di persone dove ci sono i peccatori, le prostitute, gli ubriaconi, e perciò erano inclusi in una lista di persone a cui era stato promesso il peggio. Cari, Matteo ha voluto che noi sapessimo questo. Matteo ha voluto che noi conoscessimo la vita che lui faceva prima di incontrare Gesù. Notate, la parte triste di questa storia è che Matteo conosceva di meglio. Notate come Luca menziona la chiamata di Matteo. Luca capitolo 5, versetto 27. Dopo queste cose, Luca 5, 27. Dopo queste cose, egli uscì e notò un pubblicano, cioè Gesù uscì, di nome Levi, che sedeva al banco dell'imposta, e gli disse: seguimi. Nota che Luca lo chiama Levi, era il suo nome ebraico, e si credeva che fosse dalla tribù di Levi. A Matteo sarebbero state insegnate le scritture fin dall'infanzia, perciò conosceva bene tutto il Vecchio Testamento. Levi potrebbe aver fatto parte della tribù levitica, a cui era stato assegnato il ruolo di guida spirituale. Forse Levi era stato addestrato anche per essere un leader spirituale ai suoi tempi. Conosceva bene le scritture. Ecco perché nel Vangelo di Matteo vi sono oltre 130 riferimenti all'Antico Testamento. Vi sono più riferimenti in Matteo che negli altri Vangeli, Marco, Luca e Giovanni messi insieme. È Matteo che inizia il Vangelo con la genealogia di Gesù, da Abramo fino a Gesù. È Matteo che cita le profezie che sono state fatte su Gesù nell'Antico Testamento. Matteo scrisse a un pubblico ebreo perché lui stesso era ebreo. Eppure, nonostante tutta quella educazione e istruzione ricevuta, ha buttato via tutto per diventare un esattore delle tasse. Nelle sue stesse parole dice: poi Gesù, partito di là, vide un uomo chiamato Matteo che sedeva al banco delle imposte. Ma perché voleva Matteo che sapessimo che era un pubblicano, un esattore di tasse, un uomo di bassa? Perché voleva che sapessimo che era un imbroglione, che era un bugiardo? Credo che lui vuol farci sapere tutto questo perché vuol far sapere che aveva voltato le spalle a Dio, vuol farci sapere che era avido e voleva denaro, perché nel momento peggiore della sua vita, quando era al suo punto più basso, quando era così
lontano da Dio, così perso nell'oscurità. Un giorno quest'uomo chiamato Gesù si avvicina a lui mentre sedeva al banco delle imposte e gli dice: seguimi, e cambia la vita di Matteo. La Bibbia dice che Matteo lascia tutto immediatamente. Gesù guardò oltre il suo terribile passato e disse: vieni e seguimi. Gesù guardò oltre la sua occupazione, la sua reputazione e vide il cuore di Matteo. Vide un cuore che cercava Dio perché si sentiva insoddisfatto. Matteo lascia tutto per seguire Gesù. Voglio lasciare con noi tre cose che impariamo da Matteo. Per prima, Matteo ci parla di speranza, perché non importa quanto siamo lontani da Dio, non importa quello che abbiamo fatto, non importa quanto sia oscura la nostra vita, in questo momento c'è speranza perché Cristo Gesù è venuto per cambiare la nostra vita per il meglio. Cari, se Gesù ha cambiato Matteo, può cambiare a tutti noi. La Bibbia dice in Romani 5:20: la legge poi è intervenuta a moltiplicare la trasgressione, ma dove il peccato è abbondato, la grazia di Dio è sovrabbondata. La Bibbia dice in 2 Corinzi 5:17: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Cari, Matteo ci ricorda che attraverso una relazione con Cristo Gesù c'è speranza per tutti noi. La seconda cosa che Matteo ci ricorda è che c'è la grazia di Dio che è a disposizione di tutti noi, dovunque tu ti trovi. La grazia di Dio che è stata per Matteo è anche per te, dovunque tu ti trovi. Non fa niente quello che stai attraversando, non fa niente il peccato che hai fatto. Credo non può essere peggio di quello che ha fatto l'Apostolo Paolo. Ma la grazia di Dio è pervenuta all'Apostolo Paolo, è pervenuta a Matteo, e la grazia di Dio è anche per te che ascolti oggi. Le persone hanno tutte queste idee preconcette su come Dio sia. Quanti pensano che Dio è duro, Dio giudica, Dio si diletta nell'umiliarci? Ma questi pensieri sono così lontani da quello che Dio veramente è. Dio ti ha creato per se stesso. Dio ha un piano per la tua vita. Dio vuol portarti gioia, pace e infine la vita eterna. La storia di Matteo ci ricorda che Dio è misericordioso. Infatti, Salmi 103, versetto 8 dicono: il Signore è pietoso e clemente, lento all'ira e ricco di bontà. Cari, Dio è così buono in verso di noi. Ciò che Matteo meritava era essere punito per i suoi peccati, essere punito per i suoi sbagli, per pagare tutte le sofferenze che aveva causato. Ma Gesù gli mostra grazia. Matteo, vieni e seguimi. La parola grazia nella Bibbia significa favore non meritato. Infatti Giovanni capitolo 1 versetto 10 dice: infatti dalla sua pienezza, parlando di Gesù, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. E poi l'ultima cosa che ci ricorda Matteo, ci parla della forza che ha dovuto avere per prendere una decisione di seguire Gesù. Matteo sedeva al banco degli esattori delle tasse.
Mentre è lì, Gesù arriva e dice: Matteo, seguimi. Cerca di immaginare cosa sta succedendo nella mente di Matteo in quel momento. Potrebbe aver pensato a cosa stavo per perdere. Dovrò lasciare tutti questi beni che ho. Cosa dirà la gente di me? Cosa penserà la gente di me? Potete immaginare la battaglia che stava accadendo nella mente di Matteo. La Bibbia dice che Matteo lasciò tutto e seguì Gesù, non ci pensò due volte. Cari, la decisione più importante che possiamo prendere nella nostra vita è quella di seguire Gesù. Come ha fatto con Matteo? Gesù sta invitando ciascuno di noi a seguirlo. Quale decisione farai tu? Sceglierai tu di abbandonare la tua vecchia strada ed iniziare una nuova vita con Gesù? C'è un'altra storia nella Bibbia di un esattore, come ho detto al principio, il suo nome era Zaccheo. Zaccheo era un capo esattore delle tasse, era basso di statura e un giorno sentì che Gesù stava passando, la folla si era radunata e Zaccheo non riusciva a vedere niente per la folla. Così la Bibbia dice che si arrampicò su un albero. Mentre Gesù passava, Gesù si dimentica di tutta la folla e guarda Zaccheo sull'albero e punta a lui e dice: Matteo, oggi verrò a mangiare a casa tua. La Bibbia non dice molto sul pranzo, quello che dice è la conseguenza del pranzo. Infatti, Luca 19, versetto 8 a 10. Bellissimi versetti. Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo, quattro volte. Gesù gli disse: Oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare, salvare ciò che era perduto. Cari, Gesù vuol fare lo stesso nella tua vita. Non fa niente dove ti trovi. Gesù vuol trasformare la tua vita. Sarà il giorno più bello della tua vita quando lasci entrare Gesù nel tuo cuore. Concludo con il versetto che ho letto al principio. Le parole dell'angelo a Giuseppe. Perciò durante questo periodo natalizio, ricordati che Gesù è venuto per salvare. Ricordati di queste bellissime parole. Matteo 1:21. Giuseppe, Maria partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Amico, amica, fratelli, sorelle, vogliamo gioire nel Signore. Non andare dicendo io non credo al Natale. È una stupidaggine. Sì che esiste il Natale. Natale significa la nascita. Cristo è nato circa 2000 anni fa, ma non è rimasto nella mangiatoia. Ha vissuto 33 anni, è morto per noi sulla croce, è stato sepolto e dopo è risuscitato. E la Bibbia dice che siede alla destra di Dio Padre onnipotente. E per lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità, viene a vivere in noi e cambia la nostra vita. Ecco perché Gesù è morto, è risuscitato. Per cambiarci da imbroglioni, da peccatori a santi, seguaci del Signore Cristo Gesù. Amico, amica, non ti dimenticare del vero messaggio del Natale. Dio ci benedica. Dica per
quello che ti ha messo nel cuore. E infatti, dovunque noi siamo, anche stasera, ci ha raggiunto con il messaggio che è venuto a cercare e salvare ciò che era perito. E non solo, ma non possiamo dire diversamente, perché come scatta la mezzanotte, ecco che compare il numero del giorno, dopo anche sui nostri iPhone, sui giornali, dovunque ci troviamo. E questo, tutti i giorni ci parla di questo grande evento e come trasformò Matteo e poi trasformò anche il suo datore di lavoro Zaccheo, così trasforma anche ognuno di noi. Grazie, Dio ti benedica e alla prossima, Dio piacendo. Pace, pace, pace. Credo che ci sia il fratello Antonino, Lia. Guardiamo così, lo salutiamo e poi continuiamo insieme. Vediamo la regia che cosa ci dice. Eccolo qua. Pace. Pace a tutti e due. Ebbene, allora andiamo avanti, fratello Lia, vai avanti, tranquillo, e noi mi ti sentite, seguiamo. Sì? Lasciati guidare dallo Spirito Santo. Amen, gloria a Dio. Credo che mi sentite, giusto? Ok, alleluia. Vogliamo presentarci alla presenza di Dio, vogliamo ringraziare il Signore per quello che già il Signore ci ha detto, ma vogliamo mantenere sempre la stessa attitudine, vogliamo stare attenti a quello che il Signore ha ancora da dirci ancora in questa sera, a quello che dirà adesso e a quello che ci dirà ancora dopo. Vogliamo pregare subito il Signore, vogliamo chiudere i nostri occhi insieme a quanti ci state ascoltando. Ecco, vogliamo presentarci con timore davanti alla presenza del nostro Signore. Alleluia. Padre Santo, Signore, io ti voglio ringraziare ancora personalmente per come questa sera, Signore, abbiamo questa opportunità per poter stare davanti alla Tua presenza, Signore, anche attraverso questi mezzi. Signore, noi ti ringraziamo, Signore, per come la Tua parola si espande, Signore. Signore, grazie, grazie, Signore, con tutto il nostro cuore. Vogliamo cogliere questa opportunità per onorare e glorificare il Tuo nome, Signore. Padre, ti prego, Signore, fin da questo momento, che ancora la Tua unzione, Signore, possa primeggiare, Signore, possa la Tua unzione guidare ogni cosa, Signore, che la Tua parola possa arrivare con potenza, Signore. Padre, ti prego che le orecchie siano osturate, Signore, per ascoltare il messaggio della Tua parola, Signore. Ti prego che in questo momento, Signore, ogni opposizione, Signore, sia neutralizzata nel nome potente di Gesù. Vogliamo prendere autorità contro le forze del male. Signore, vogliamo prepararci, Signore, per ricevere il messaggio della Tua parola. Nel nome potente di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a Gesù. Vogliamo leggere questa sera, ecco, il messaggio che Dio ha messo nel mio cuore. Vogliamo leggere dal libro dell'Esodo. Leggeremo dal libro dell'Esodo, dal capitolo 17. Leggerò dal versetto 8. Così dice la parola di Dio. Allora venne Amalek per ingaggiare battaglia contro Israele a Refidim. E Mosè disse a Giosuè: scegli degli uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle con il bastone di Dio in mano. Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek. E Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. E avvenne che quando Mosè teneva la mano alzata, Israele vinceva. E quando la lasciava cadere, vinceva Amalek. Ora, siccome le mani di Mosè si erano stancate, essi presero una pietra, gliela posero sotto ed egli si mise a sedere. E Aronne e Cur gli sostenevano le mani, l'uno da una parte e l'altro dall'altra. Così le sue mani rimasero immobili fino al tramonto del sole. E Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente passandoli a fin di spada. Allora l'Eterno disse a Mosè: scrivi questo fatto in un libro perché se ne conservi il ricordo, e fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente
sotto al cielo la memoria di Amalek. E Mosè costruì un altare che chiamò l'Eterno è la mia bandiera e disse: la mano è stata alzata contro il trono dell'Eterno e l'Eterno farà guerra ad Amalek di età in età. Gloria a Dio ancora per questa parola, alleluia, per questo messaggio, per questa storia che abbiamo potuto, ecco, leggere ancora in questa sera. Ringraziamo Dio per come è arrivata fino a noi oggi questa parola, la vittoria di Israele su Amalek per la grazia di Dio. Abbiamo visto che la parola di Dio ci dice nell'ultimo versetto: la mano è stata alzata contro il trono dell'Eterno. Ecco, possiamo vedere già un'immagine dell'attacco del diavolo contro Dio, Dio stesso. E noi qui possiamo vedere l'immagine di quello che è successo nella storia dell'umanità. Ecco, Amalek, il diavolo, ha alzato la mano contro Dio. Ma ecco che Gesù l'ha sconfitto. Alleluia, gloria a Dio. Ecco, cari fratelli e sorelle, amici che siete in diretta, questa storia ci parla del popolo di Israele. Il popolo di Israele, dopo che uscì dall'Egitto, dopo che il Signore l'Eterno lo ha liberato con mano potente dalla schiavitù d'Egitto, dopo che l'Eterno aprì il Mar Rosso e poterono passare a piedi asciutti, videro i loro oppressori, gli egiziani sommersi dalle acque e sconfitti per sempre. Ecco, così la parola ci dice che gli israeliti innalzarono un canto trionfante. Ci dice che troviamo proprio nel capitolo 15, in Esodo capitolo 15, che dice proprio dal versetto 2, versetto 2, versetto 4, dal versetto 2 al versetto 4 dice: "E l'Eterno è la mia forza, l'oggetto del mio cantico. Egli è stato la mia salvezza, questo è il mio Dio, io lo glorificherò, è l'Iddio mio. L'Iddio di mio padre, io lo esalterò. L'Eterno è un guerriero, il suo nome è l'Eterno. Egli ha gettato in mare i carri del faraone e il suo esercito. I migliori suoi condottieri sono stati sommersi nel Mar Rosso." Questo cantico, ecco, io ho preso soltanto questi versetti, fu elevato proprio per ringraziare Dio di quello che lui aveva fatto. Ma questo ringraziamento che loro avevano fatto con le parole, poi nei fatti non maturò proprio così. Ecco, proprio quando avevano visto agire la potente mano di Dio in questo modo, ecco che incontrano nel loro cammino le acque amare. Il popolo di Israele cominciò a mormorare subito. Bastò la prima difficoltà per mormorare contro Mosè, il servo di Dio. Infatti, sempre a capitolo 15, al versetto 25, Mosè gridò all'Eterno e l'Eterno mostrò un legno ed egli gettò nelle acque, che egli gettò nelle acque, e le acque divennero dolci. Anche qui vediamo come Dio provvede per Israele, trasformando le acque amare in acque dolci, ma Israele non cambia attitudine, continua a mormorare. Siamo al capitolo 16, il popolo di Israele continua a mormorare contro Mosè ed Aronne. Per il cibo. Di fatto sappiamo che si stavano lamentando di Dio, infatti, come dice al versetto 2 e 3, dice tutta la comunità dei figli di Israele, siamo a capitolo 16, versetto 2 e 3, dice, e tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aronne nel deserto, e i figli di Israele dissero loro: o fossimo pur morti per mano dell'Eterno nel paese d'Egitto, quando sedevamo presso le pentole della carne e mangiavamo del pane a sazietà, poiché voi ci avete condotti in questo deserto per morire di fame con tutta questa moltitudine. Qui vediamo come il popolo di Israele fa dei ragionamenti carnali, pensando addirittura che Dio complottasse contro di loro. Si lamentarono per il cibo e Dio provvede ancora una volta quaglie, le quaglie e la manna. In tutto questo possiamo vedere un Dio generoso, ma un popolo ostinato. E questa ostinazione, cari nel Signore, possiamo vederla ancora oggi. Quindi la parola di Dio ci vuole questa sera mettere in guardia. Arriviamo al capitolo 17, nei versetti che precedono il nostro testo di questa sera. Il popolo di Israele, giunti a Refidim, ecco, venendo a mancare l'acqua, vedendo che l'acqua non c'era, il popolo torna a mormorare. Dio ancora provvede per il popolo di Israele dell'acqua, facendolo uscire dalla roccia di Horeb. Mosè doveva colpire la roccia con lo stesso bastone che aveva colpito il Mar Rosso.
Lo stesso bastone che adesso nel nostro testo vediamo che Mosè alza verso il Signore. Cari fratelli e sorelle, abbiamo fatto questo percorso per capire meglio la situazione e la condizione del popolo di Israele. Questo ci permetterà di comprendere meglio il messaggio che Dio ha per noi questa sera. Il popolo di Israele, dopo essere uscito dall'Egitto, dove viveva da schiavo, dove viveva sotto l'oppressione del faraone e degli egiziani, invece di coltivare una vita di gratitudine, invece di coltivare una vita di ringraziamento e di gratitudine verso Dio, abbiamo potuto vedere che nonostante Dio mostrava il suo affetto, il suo immenso amore, la sua pazienza e misericordia, la sua cura, la sua onnipotenza e generosità, il popolo continuava a coltivare nel suo cuore il mormorio, continuava a contendere contro Dio. Anche noi oggi siamo chiamati e dobbiamo imparare a coltivare nei nostri cuori la gratitudine verso Dio. Non dobbiamo andare a Dio con le lamentele, sempre a dire Signore non va bene questo, Signore non va bene quest'altro. Molte volte, tanti, dopo che il Signore li ha liberati dalla mano del faraone, figura del diavolo naturalmente, dopo che sono stati salvati da colui che li teneva in schiavitù con l'oppressione, addirittura molte volte il popolo di Israele, molti sono abituati a lamentarsi, arrivano perfino a desiderare l'Egitto come il popolo di Israele. Ecco, dove prima vivevano da schiavi, ecco, facilmente si dimenticano dell'oppressione, della sofferenza, della schiavitù del faraone e degli egiziani. Sempre con molta facilità si dimenticano del bene che Dio ha fatto nelle loro vite, nelle loro case, nelle loro famiglie. Quanti di questi ne conoscete? Forse qualcuno, e può darsi che dice anch'io ho fatto così. Ecco, quanti che dopo che Dio ha liberato dalla mano del faraone, dal peccato, dalla sofferenza del peccato, dalla schiavitù in cui vivevi, ecco, dopo che Dio ha fatto del bene per la tua casa, per la tua famiglia, ma purtroppo, ecco, ci si dimentica subito di tutto questo. Molti purtroppo ancora oggi si dimenticano dell'oppressione, della sofferenza dei giorni in cui vivevano sotto la schiavitù di Satana, la schiavitù del peccato. Si dimenticano delle conseguenze, dei dolori causati da una vita vissuta nel peccato, non avendo coltivato la gratitudine, ma avendo lasciato spazio a quei pensieri negativi contro Dio, avendo lasciato spazio all'insoddisfazione. Dimenticano con quale mano potente Dio li ha liberati dalla morte eterna, con quale mano potente Dio li ha sostenuti nei momenti difficili, come ha sempre provveduto del cibo spirituale per essere saziati e come Dio ci ha sempre dato dell'acqua viva. Tutto questo quando si trascura la gratitudine. Quando non viviamo una vita di gratitudine verso Dio, inevitabilmente ci incammineremo per forza verso la strada dell'insoddisfazione e cominceremo a lamentarci del bene anche che abbiamo ricevuto da Dio. Quando ti incammini quella via dell'ingratitudine, ecco, poi cominci a incamminarti nella via della lamentela e cominci a lamentarti anche del bene che hai ricevuto da Dio. Cioè non solo Dio ti ha fatto del bene, ma cominci anche a lamentarti di quello. Questo perché? Perché se non viviamo guidati dallo Spirito, saremo guidati e sopraffatti dalla carne. Saremo spiritualmente indeboliti e Satana riuscirà a penetrare nella nostra mente con le sue frecce infuocate. Il popolo di Israele era giunto a Refidim, aveva continuato a mormorare contro Dio, ma Dio nella sua misericordia aveva fatto scaturire miracolosamente dell'acqua che chiamarono quel luogo Massa, che significa tentazione o prova, e Meriba, che significa contesa. Cosa vuol dirci il Signore con questo? Quando si vive una vita di disubbidienza, di contesa con Dio, ecco che il nemico si presenta. Il diavolo non starà a guardare da lontano quando vede che tu sei spiritualmente debole, quando tu vede che non accetti la volontà di Dio, che non accetti la parola di Dio, che non vuoi stare sotto la volontà di Dio e l'ubbidienza alla sua parola. Il diavolo non se ne starà a guardare. Amalek è figura del diavolo, ma anche figura della carne. Amalek era discendente di Esaù. Esaù rappresenta la carne, mentre Israele
rappresenta lo spirito. Il diavolo ti attacca con la carne, con i desideri e le passioni della carne per farti cadere. Ecco, a verso 8, Amalek viene per ingaggiare battaglia contro Israele, dice a Refidim. Amalek vuole attaccare Israele mentre il popolo è debole. Il popolo era appena uscito dall'Egitto, il popolo ancora non si trova in forza, il popolo ancora deve crescere, deve imparare. Ecco perché noi abbiamo bisogno di crescere nel Signore, abbiamo bisogno di fortificarci nel Signore, nella forza della sua potenza, perché Amalek si può presentare nella nostra vita e vuole attaccare, ecco, mentre tu sei debole. Amalek vuole attaccare il popolo di Dio, ma arriva il soccorso da Dio, gloria a Dio, perché il Signore non ci lascia, non ci abbandona, il Signore vuole soccorrere il suo popolo. Questa sera, questa parola serve per soccorrere la tua vita. Naturalmente bisogna vedere che uso facciamo noi della parola di Dio, cosa ne faremo di questo messaggio nella nostra vita, se lo terremo come un tesoro prezioso nella nostra vita, se ne prenderemo, se lo riteremo in considerazione come parola di Dio. Ecco, a versetto 9 dice che Mosè disse a Giosuè: scegli degli uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle con il bastone di Dio in mano. Gloria a Dio. Alleluia. Perché Dio ci parla attraverso la sua parola. Ci mette in guardia contro Amalek. Ci mette in guardia contro le strategie del diavolo. Mosè rappresenta la voce di Dio che chiama Giosuè, che chiama ogni cristiano. Scegli degli uomini ed esci a combattere contro Amalek. Dio oggi vuole che noi possiamo essere degli uomini come Giosuè, che obbediscono alla parola di Dio, che obbediscono alla sua parola. Degli uomini che siano pronti al combattimento contro le schiere di Amalek, contro le schiere di Satana. Forse sei stato indebolito, forse per molto tempo hai trascurato la tua comunione con Dio, il tuo servizio a Dio, la tua adorazione, la parola di Dio. Non vivere una vita di ingratitudine. Ecco, sapete, non vivere una vita di gratitudine. Ecco, significa vivere una vita e dare tutto per scontato, tutto per dovuto. Invece, colui che vive una vita di gratitudine, vive una vita di santificazione e consacrazione a Dio. Vuole onorare Dio in ogni cosa e in ogni circostanza. Mosè è figura della parola di Dio, che arriva sempre al momento giusto nella nostra vita. Dio ci avverte che Amalek vuole attaccarci, dobbiamo essere pronti a combattimento. Giosuè fece, dice la parola di Dio al versetto 10, Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek. E Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. Allora intanto dobbiamo vedere che Giosuè fece come gli aveva detto Mosè e combatté contro Amalek. E ancora oggi noi non possiamo rimanere fermi, perché Amalek ti attaccherà, il diavolo ti attaccherà, e allora il Signore ci chiama noi a combattere contro di lui, a fronteggiarlo come? Con la nostra consacrazione, con la nostra santificazione, con la nostra ricerca di Dio, ecco, con la parola di Dio nel nostro cuore, con la parola di Dio messa in pratica nella nostra vita. La nostra vita deve parlare di Dio. Ecco, ma vediamo che al versetto 9 dice che Mosè dice: io starò sulla vetta del colle con il bastone di Dio in mano. Il bastone rappresenta la potenza di Dio, con cui Dio aveva manifestato la sua potenza anche con gli egiziani. Ecco, vediamo che come dobbiamo combattere contro Amalek. Vi ricordate, il bastone che ha Mosè fu usato anche con gli egiziani in tante situazioni, soprattutto lo vediamo quando colpì il Mar Rosso e il mare si aprì. Ecco, questo rappresenta la potenza di Dio. Ecco che vediamo come dobbiamo combattere contro Amalek, non solo con il combattimento frontale, ma anche con la preghiera. Non ci può essere un buon combattimento senza la preghiera. La preghiera, sapete, è dipendenza da Dio.
Non possiamo combattere contro il nemico e le sue schiere senza la preghiera. Abbiamo compreso che il nemico, il diavolo, ne approfitta quando siamo più deboli, quando non stiamo vivendo una vita in ubbidienza. Il diavolo ne approfitta anche quando stiamo vivendo un momento di difficoltà. Il diavolo cerca di infondere paura nei nostri cuori. Il diavolo cerca di scoraggiarti, di attaccare o magari ti attacca con una malattia. Ti può attaccare a volte anche con situazioni che non esistono, facendoti credere che nella tua vita avverrà così. Ti può attaccare con la seduzione, con il compromesso. La preghiera deve camminare di pari passo con il nostro combattimento. La preghiera è un combattimento. La preghiera è un'arma potente per distruggere le fortezze del male. Guardate cosa dice la parola di Dio al versetto 11. E avvenne che quando Mosè teneva la mano alzata, Israele vinceva. E quando la lasciava cadere, vinceva Amalek. C'è un significato importante che Dio vuole trasmetterci ancora oggi. Qui troviamo un grande insegnamento. Il credente deve imparare a dipendere completamente da Dio. E la preghiera ci insegna a dipendere da Dio. Mosè era sul colle con Aronne e Cur. Mosè aveva il bastone in mano e teneva la mano alzata. Il bastone rappresenta la potenza di Dio, rappresenta Cristo Gesù. Egli è potenza di Dio. Cristo è potenza di Dio. Alleluia. Le mani alzate sono un segno di arresa e di dipendenza da Dio, come dire: Signore, o Eterno, noi riconosciamo che con le nostre forze non possiamo fare nulla, ci affidiamo e ci sottomettiamo alla tua potenza, alla tua autorità, al tuo controllo, Signore, alla tua guida. E avveniva che quando Mosè alzava le mani, Israele vinceva. Questo significa per noi che quando ci arrendiamo completamente a Dio, noi vinciamo contro i nostri nemici. Questo ci dice che la battaglia non dipendeva dalla forza dei soldati che Giosuè aveva scelto. Oh, è buono che noi siamo in ubbidienza a quello che il Signore ci dice, ci ha detto di scegliere degli uomini. Ecco, questo significa che dobbiamo essere ubbidienti alla sua parola, ma non dipende da quello, ma dal fatto che il popolo di Israele adesso si stava muovendo in ubbidienza alla voce di Dio, e quelle mani alzate rappresentavano la completa resa e sottomissione a Dio e alla sua forza. Questo significa che la vittoria è per la grazia di Dio e per la gloria di Dio, e la gloria va tutta a Dio. Alleluia. Ma quando Mosè, ecco, lasciava cadere le mani, vinceva Amalek. Questo significa che dobbiamo sempre, non una volta o qualche volta, o oggi sì e domani no, ecco, dobbiamo sempre dipendere dal nostro Signore. Ora la parola ci dice a verso 12: ora siccome le mani di Mosè si erano stancate, può succedere che nel nostro cammino qualcuno dice: io non ce l'ho la forza di cambiare, io non ce l'ho la forza di vincere questo peccato. Ecco, ma tu devi combattere, tu devi arrenderti a Dio, tu devi alzare le mani verso Dio, devi pregare. Quando c'è questa attitudine, può succedere che nel nostro cammino cristiano ci stanchiamo, oppressi, aggravati. Ecco, può essere che tu in questo momento ti senti in questa maniera. Quando ti senti oppresso, aggravato, allora Gesù cosa dice? In Matteo capitolo 11, versetto 28, dice proprio questo: venite a me, voi tutti che siete travagliati, aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Ecco, ora siccome le mani di Mosè si erano stancate, essi presero una pietra e gliela posero sotto, ed egli si mise a sedere, ed Aronne e Cur gli sostenevano le mani, l'uno da una parte e l'altro dall'altra. Così le sue mani rimasero immobili fino al tramonto del sole. Ma voi immaginate che le mani di Mosè rimasero fino al tramonto del sole? Ecco, qua abbiamo visto il soccorso di Dio. Quando noi non ce la facciamo, se siamo lì a chiedere aiuto al Signore, il Signore ci darà la forza. Noi siamo chiamati a combattere con la verità della parola di Dio, con la spada dello Spirito. Dobbiamo combattere Amalek, dobbiamo combattere contro le, ecco, le
le passioni della carne, dobbiamo combattere contro il peccato, contro la paura, contro lo scoraggiamento, contro il diavolo e contro il suo esercito. Questa parola ci dice che come Mosè durante la battaglia possiamo anche stancarci, ma se la nostra forza dipenderà completamente dal Signore, allora il Signore sarà la Ronne e Kur che ci sosterrà. Ecco, sarà Dio stesso a rinfrancare le mani cadente e le ginocchia vacillanti. Alleluia, gloria a Dio. A versetto 13 è Giosuè che dice: Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente passandole a fin di spada. Perché sappi questo, caro fratello, sorella, amico che sei in ascolto, solamente con la preghiera e la parola di Dio, che è la spada dello spirito, possiamo sconfiggere Satana e il suo esercito. È il suo esercito. Ecco, Giovanni a capitolo 15, a versetto 5, dice proprio questo: io sono la vite e voi siete i tracci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me, ascoltate bene, ascoltiamo bene, senza di me, dice Gesù, non potete fare nulla. Ecco, dimorare in lui, questo significa dimorare in lui, significa, come dice lui qua, senza di me non potete fare nulla. Quindi noi dobbiamo dimorare in lui. Ma cosa significa questo? Dimorare nella sua parola, dimorare nella sua presenza, ricercare il Signore con tutta la nostra vita. Allora l'Eterno disse a Mosè: scrivi questo fatto in un libro perché se ne conservi il ricordo, e fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente da sotto il cielo la memoria di Amalek. Qui vediamo come il Signore vuole che si conservi il ricordo di questa battaglia, perché Dio aveva già nel suo cuore un piano preciso per la tua vita e per la mia vita. Il Signore già sapeva che oggi, attraverso questo insegnamento, avrebbe parlato a ognuno di noi che questa sera stiamo ascoltando e che stiamo ascoltando con tutto il nostro cuore. Ci dice anche che egli cancellerà per sempre Amalek. Questo per dire che arriva il giorno molto presto, perché Gesù molto presto tornerà, il giorno in cui non dovremo più combattere contro il diavolo, contro Amalek. A versetto 15 Mosè costruì un altare, e così noi dobbiamo costruire il nostro altare questa sera, il nostro altare di adorazione a Dio, e disse queste parole. Spero che questa sia la dichiarazione che tu possa fare ancora in questa sera insieme a me: l'Eterno è la mia bandiera. Il titolo di questa sera era proprio questo: è l'Eterno è la mia bandiera. Cosa significa questo? La bandiera serve per identificarci, la bandiera dice a chi apparteniamo. Cari nel Signore, noi vogliamo identificarci in Dio, vogliamo appartenere a Dio solo. L'Eterno è la mia bandiera, significa che è la mia vita, deve, ecco, e la mia vita deve parlare di Lui, significa che io dipendo da Lui, significa che Lui mi difenderà, Lui sarà la mia forza. L'Eterno sarà la mia bandiera, significa, ecco, l'Eterno è la mia bandiera, significa che Egli è il mio vanto, io avrò fiducia solo in lui. Alleluia. Ecco, Mosè costruì un altare che chiamò l'Eterno è la mia bandiera, e disse questo: la mano è stata alzata contro l'Eterno. Perché sappiate questo, che se noi siamo con Dio, quando il diavolo ci attacca, sappiate che non attacca noi, ma attacca direttamente l'Eterno. L'Eterno farà guerra ad Amalek d'età in età. Ecco, questo ci rende, ci mette in guardia, e concludo, questo ci mette in guardia. Cari del Signore, sappiamo questo: finché saremo su questa terra, saremo sempre in guerra contro Amalek. Lo dice la parola di Dio. Saremo sempre in guerra contro Satana, contro il suo esercito, contro le opere e le passioni della carne. E quindi questa sera noi cosa vogliamo fare? Vogliamo dichiarare con tutto il nostro cuore. Ecco, questa sera ti voglio invitare, a te che stai ascoltando, ti voglio invitare, ecco, questa sera, se l'hai nel cuore, ecco, se hai capito il messaggio della parola di Dio, se veramente l'hai ricevuto come parola di Dio nel tuo cuore, come un messaggio che Dio ha inviato proprio a te, perché la parola di Dio dobbiamo prendere un messaggio personale. E allora a te proprio,
Se questa sera tu ci credi, alza la tua mano come in segno di arresa verso Dio. Ecco, immagina di avere tu in questo momento quel bastone in mano. Ecco che è Cristo Gesù nel tuo cuore. Ecco, questa sera ti invito a chiudere i tuoi occhi ed alzare la tua mano. Se questa sera tu vuoi veramente dire Signore la mia bandiera, ecco, vuoi fare di Dio la tua vita, ecco, vuoi identificarti in Lui in ogni cosa, in ogni circostanza, vuoi che Lui prenda il controllo completo della tua vita, vuoi che lui ti aiuti nelle battaglie di questa vita, ecco, tu non avrai più da temere perché Dio sarà sempre con te in ogni luogo, in ogni posto. Io non so quello che tu stai affrontando nella tua casa, nella tua famiglia, ma l'Eterno è la mia bandiera e se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Ecco, questo è importante, è la cosa più importante, che l'Eterno è la mia bandiera. Oh Padre Santo, Signore, ti vogliamo ringraziare ancora stasera per la tua parola, ti vogliamo ringraziare con tutto il nostro cuore, Padre. Ora in questo momento ti prego per quanti, Signore, o si arrendono a te davanti a questa parola, Signore, per quanti si arrendono, Signore, alla voce dello Spirito Santo, per quanti questa sera alzano le proprie mani in segno di arresa, Signore, per quanti vogliono veramente, Signore, dire con tutto il cuore: l'Eterno è la mia bandiera, Signore. Io ti prego, Signore. Oh Signore, tocca in questo momento i nostri cuori, liberaci da tutto ciò che ci allontana da te. Signore, togli di noi ogni impurità affinché noi possiamo servirti e onorarti come a te piace. Padre, nel nome di Gesù, Signore, continua a rimanere con noi e continua a guidare ogni cosa in Cristo Gesù che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a Gesù. Amen, amen, amen. Grazie Signore, grazie, grazie. Grazie Antonino, Dio ti benedica e alla prossima, Dio piacendo. Amen. Grazie della serata. E così vogliamo passare al fratello Pietro. Pietro, ci sei dall'altra parte? Pietro, Eccoci pace. qua, pace a Ah, te e pace a tutti voi, vedi, si fratelli. sente anche bene. Allora vai avanti e Bene. lasciati guidare dallo Spirito Santo, va bene? Amen, amen, gloria al Signore. Beh, intanto voglio ringraziare il Signore per questa opportunità. Preghiamo lo Spirito Santo, preghiamo il Signore che la sua guida sia con noi. Padre, nel nome di Gesù ti ringraziamo perché possiamo vedere che tu sei fedele e possiamo venire a te con fiducia anche stasera, Signore, contando sulla tua guida e sulla tua unzione. Preghiamo, Signore, che lo Spirito Santo parli e che le persone siano toccate dalla tua mano. Noi sappiamo che quando tu parli non lasci mai le cose come erano prima. Se c'è un terreno adatto, un terreno disposto a ricevere la tua parola, ci sarà il frutto della tua parola. Grazie, Signore, ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Gloria al Signore. Bene, stasera io desidero continuare a parlare dell'opera dello Spirito Santo. Abbiamo veramente toccato diverse tematiche relative allo Spirito Santo e questa sera parleremo, o meglio, riparleremo per andare più in profondità del frutto dello Spirito Santo. Il frutto è il risultato della qualità dell'albero dal quale proviene. Se io ho un albero di pesco, o meglio, un albero di pesche, quindi un pesco, cosa produrrà quell'albero? Produrrà pesche e saranno della qualità del seme che ha generato l'albero. Quindi è molto importante capire che il frutto è legato all'albero che lo genera. Quando parliamo di frutto dello spirito, quindi parliamo di una fonte che genera quel frutto e qual è la fonte? È lo Spirito Santo. Ma perché ci sia frutto ci deve essere una relazione, ci deve essere un legame, ci deve essere una connessione tra noi e lo Spirito Santo. Quando noi siamo collegati con lo Spirito Santo, quando siamo guidati dallo Spirito Santo, quando siamo sotto l'autorità dello Spirito Santo, automaticamente noi produciamo i frutti dello Spirito Santo. Ma andiamo a leggere un brano che molti conoscono, è Galati capitolo
5, leggeremo il verso 13. Leggiamo insieme, dice così la parola del Signore, perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni e gli altri. Voglio sottolineare la prima parte del verso, perciò fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. La prima cosa che viene fuori da questo verso è evidente, è che la parola è rivolta ad altri figli di Dio. Paolo li chiama fratelli. Non può esserci frutto dello Spirito se non si è figli di Dio. Poiché siamo figli di Dio, noi abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi e se viviamo in relazione, in dipendenza dello Spirito Santo, produciamo il frutto dello Spirito. Allora, l'Apostolo Paolo parla a dei fratelli. Lui, Paolo, si considera uno dei tanti fratelli. E noi siamo qui stasera e siamo tanti fratelli. Se chi ci ascolta non è nato di nuovo, non ha avuto la rigenerazione dello Spirito Santo, ciò che ascolterete è interessante. È bello, ma non può essere vostro se non andate al Signore a chiedere: Signore, fa di me un tuo figliuolo, rigenera il mio spirito, fa che io sia collegato con te, Signore, lavami col tuo sangue, diventa il mio Signore e il mio Salvatore. In effetti diventa il mio Salvatore e quindi di conseguenza il mio Signore. Quando noi veniamo salvati, per usare l'espressione della parola di Dio, perché abbiamo ricevuto la nuova nascita, cioè siamo nati di nuovo, abbiamo avuto lo Spirito Santo che viene dentro noi e viene ad abitare in noi, allora noi possiamo fare di Dio il nostro Signore, colui che ci guida, colui che dà la direzione alla nostra vita. Ma l'Apostolo Paolo parla di libertà. Oggi questo termine è molto usato e a volte abusato, perché per libertà spesso si intende la licenza a vivere esattamente come si vuole, libertà di essere chi vogliamo, di fare quello che vogliamo, quando lo vogliamo, come lo vogliamo, se lo vogliamo. Ma non è questa la vera libertà, perché vivere in questo modo, l'Apostolo Paolo lo spiega nei versi precedenti e poi anche successivamente, vivere in questo modo implica essere schiavi del peccato, schiavi del male, schiavi di ciò che è sbagliato. Infatti, la parola del Signore dice con chiarezza, nel verso, 16. Dello stesso capitolo 5 dice: Io dico camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. E poi il verso 17 specifica perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro in modo che non potete fare quello che vorreste. Quindi, se voi fate ciò che volete, pensate che la libertà è fare ciò che si vuole, automaticamente si vive secondo la carne, si è schiavi della carne, si è schiavi di ciò che vogliamo fare. E lo spirito, che è lo spirito di Dio, ha dei desideri contrari alla natura umana e quindi non c'è compatibilità tra i due. Ma se invece noi siamo nella libertà dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è entrato dentro di noi, vedremo fra breve come questo avviene, e lo Spirito Santo ci guida, ecco che viviamo nella libertà di Dio. La libertà vera è riuscire a fare la volontà di Dio senza sforzo. La libertà vera è avere la potenza interiore, la potenza spirituale per fare ciò che Dio Spirito ci dice. La libertà vera è vivere la nostra vita come condotti dallo Spirito del Signore.
come spinti dal vento dello Spirito del Signore. Quando una vela viene spiegata e la nave o la barca, l'imbarcazione va nella direzione del vento, non c'è lotta, non c'è resistenza. La forza del vento spinge quella imbarcazione nella direzione del vento. Non è un caso che Gesù, parlando a Nicodemo, dice: il vento soffia e viene da dove vuole, va dove vuole, tu non ne sai l'origine, non sai da dove viene, neanche sai dove va. Va dove vuole. Ecco, questo è il vento, e lo Spirito del Signore lì è paragonato proprio al vento. Quindi, se noi vogliamo vivere nella libertà spirituale, non sotto l'oppressione, non sotto la natura peccaminosa e carnale dell'essere umano che non ha una relazione con Dio, dobbiamo appunto avere questa relazione con Dio e dobbiamo lasciarci guidare da Dio. Allora, riepiloghiamo. Abbiamo detto che questo incoraggiamento, questa esortazione è rivolta a che cosa o a chi? Ai figli di Dio. In quanto figlio di Dio, in quanti figli di quanto figli di Dio, noi siamo chiamati a libertà. Quale libertà? La libertà dello spirito, la libertà di camminare secondo la volontà dello spirito del Signore. E in Galati 5, verso 14, dice: poiché tutta la legge è adempiuta in questa unica parola, ama il tuo prossimo come te stesso. Allora, se noi vogliamo vivere nella libertà, siamo in grado di adempiere alla legge di Dio, e la legge di Dio si condensa, si sintetizza in questa frase: ama il tuo prossimo come te stesso. Notate che dice: ama il tuo prossimo come te stesso, non più di te stesso, perché Dio vuole che amiamo anche noi stessi, ma questo è un altro tema che magari affronteremo in un altro momento. Al momento invece andiamo avanti con questo incoraggiamento dell'Apostolo Paolo. In Galati 5, dal verso 16, Paolo spiega cos'è la vera libertà. Verso 16 e verso 17: io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. E la seconda parte, ovviamente, è quella che abbiamo letto poco fa. Allora Paolo dice: ora avete lo spirito, perché lo dico che avete lo spirito? Perché siete fratelli e quindi siete figli di Dio. E poiché siete figli di Dio, avete ricevuto lo spirito di adozione, lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è entrato in voi, è dentro di voi. Però, anche se avete lo spirito, la scelta di essere guidati dallo spirito è vostra. Infatti il verso 16 dice: camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. È un imperativo. Volete evitare di essere schiavi della carne, schiavi del peccato, schiavi delle abitudini sbagliate, schiavi delle vostre debolezze, delle vostre fragilità? Dovete camminare secondo lo spirito. Allora, se l'Apostolo Paolo, quindi il Signore, perché Paolo gui parla guidato dal Signore, ci incita a camminare secondo lo spirito, evidentemente è possibile, perché Dio mai ci chiede di fare qualcosa che sia impossibile, e quando lo è, lo rende possibile, perché tutto è possibile con Dio, dice sempre l'Apostolo Paolo in un'altra epistola. Allora c'è il modo per essere liberi, veramente liberi, perché siamo chiamati a libertà, e quindi non facciamo della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, perché sarebbe assolutamente una nuova schiavitù, ma lasciamo che lo Spirito ci guidi, e quando Lui ci guida, noi riusciamo ad amare e a servirci gli uni gli altri. L'amore per il prossimo, il vero amore, non quello che noi cerchiamo
di avere, quando siamo in grado, quando abbiamo la volontà, quando ci vanno bene le cose. Ma il vero amore per il prossimo è il frutto di una relazione profonda con Dio. Poiché Dio è amore, la relazione stretta con Lui, la relazione profonda con Lui ci dà la capacità, la forza di amare. Infatti dice chiaramente, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Per mezzo dell'amore non riusciamo a servirci l'un l'altro. Ora, ama il tuo prossimo, chi è il nostro prossimo? La parola prossimo significa chi è vicino. Il nostro prossimo è la persona più vicina a noi. Certo, dobbiamo amare ogni essere umano, ma in modo, come dire, pratico, possiamo amare chi è prossimo a noi, vicino a noi, per poter manifestare a quella persona il nostro amore, infatti, e non solo, anche, ma non solo a parole. Quindi l'amore è il risultato della nostra relazione con Dio. Quando noi amiamo il prossimo, inevitabilmente noi adempiremo a tutto il resto della legge, perché ci sono diverse leggi, se parliamo dei 10 comandamenti o degli ordinamenti del Signore al popolo di Israele, che sono più di 10, ovviamente, tutte le leggi di Dio sono protese a fare del bene al prossimo. Certo, se io amo il prossimo non lo uccido, se io amo il prossimo non rubo, se io amo il prossimo non desidero ciò che gli appartiene o chi gli appartiene. Tutto è legato a questa parola, amore per il prossimo. Ma come posso amare il prossimo? L'amore non è un sentimento, esclusivamente un sentimento. L'amore è una caratteristica, l'essenza di Dio. Infatti l'Apostolo Giovanni dice che Dio è amore. Allora, se vogliamo l'amore da poter manifestare al prossimo, dobbiamo avere relazione con Dio, perché l'amore di Dio è sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che Egli ci ha donato. È l'amore di Dio che viene in noi attraverso la relazione con lo Spirito Santo che ci permette di amare il prossimo. E ci permette di amare Dio stesso. Io non posso amare Dio se non ho l'amore di Dio. Ecco perché prima di tutto dobbiamo essere rigenerati nello Spirito per avere lo Spirito in noi. Secondo, dobbiamo essere desiderosi, avere la volontà di lasciarci guidare dallo Spirito, e dobbiamo avere relazione con lo Spirito, dobbiamo essere ripieni dello Spirito. E quando tutto questo avviene, allora inevitabilmente l'amore di Dio diventa l'amore nostro verso Dio e verso il prossimo. Verso Dio perché adempiremo al comandamento: ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la mente tua, eccetera, eccetera, eccetera. Ama il Signore Dio. Dio al primo posto. E l'amore di Dio sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci fa amare Dio. Ma l'amore per Dio porta all'amore per il prossimo. E quando noi amiamo il prossimo, automaticamente siamo liberi di adempiere tutta la legge di Dio. E allora il verso 16 e il verso 17 che abbiamo letto prima ci dice che noi, soprattutto il verso 16, siamo liberati dalla schiavitù del peccato. Ecco la vera libertà. Ma essere figli di Dio e lasciarsi guidare da Dio ci porta quindi ad essere liberi anche dal legalismo. Cos'è il legalismo? Il legalismo è quella esagerata dipendenza dalla legge, quell'angoscia di dover adempiere con le nostre forze la legge. E spesso il legalismo è il frutto della religione e della religiosità. Ai tempi di Gesù c'erano i farisei, i sadducei, ma in particolare i farisei, i quali ostentavano una santità non vera, una santità frutto della legge: non fare questo, fa quest'altro ancora, non fare quell'altro ancora. E ovviamente nessun essere umano è in grado di adempiere la legge con la propria forza.
Se fosse così, Gesù non avrebbe dovuto compiere il sacrificio sulla croce, non sarebbe dovuto venire qui sulla terra a morire al nostro posto. È evidente che perché noi possiamo compiere la legge di Dio, dobbiamo nascere di nuovo, ricevere lo spirito di adozione, essere innestati alla vite, all'albero che è la fonte dell'amore, la fonte delle cose positive e quindi vivere la vita di Dio. L'Apostolo Paolo ha scritto: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Signore nostro Gesù Cristo che tanto ci ha amati. In altre parole, Cristo vive in noi, se glielo permettiamo, non solo in noi, ma vive la nostra vita. Vive le nostre esperienze, vive le nostre attività, vive le nostre emozioni, vive le nostre azioni. Vive la nostra esistenza. Quando questo avviene, noi siamo liberi dal peccato, ma anche dalla legge, nel senso non che non dobbiamo adempiere la legge, ma non siamo sotto il giogo della legge perché riusciamo ad adempiere la legge per la potenza dello Spirito di Dio che è in noi. Alleluia. E questa è la chiave. Se comprendiamo questo, noi non cadiamo più nel legalismo. In effetti, tutto il capitolo 4, 5 di Galati è, ma credo, gran parte, non credo, è sicuramente così, gran parte dell'epistola ai Galati è intesa a liberare le persone, i credenti, e dal peccato e dal legalismo. Dal peccato, perché c'erano persone che sotto la bandiera della libertà commettevano ogni sorta di peccato e di cose non giuste davanti al Signore, non consone alla vita spirituale di un credente, quindi liberi dal peccato, liberi dal legalismo, perché al contrario le persone religiose mettevano dei pesi sui credenti. Fa questo, non fare quest'altro, adempi a quel tipo di comandamento, a quella prescrizione mosaica e così via dicendo, a quelle attività religiose. E quindi le persone, se non erano schiave del peccato, erano schiave della legalità o della legge. E quindi, ma poi noi sappiamo che comunque non avevano la forza di compiere la legge, quindi ridiventavano schiavi del peccato. Allora Paolo dice: voi siete stati liberati da entrambe queste due posizioni, questi due eccessi. Come? Attraverso la potenza dello Spirito Santo che vive in voi e dal quale vi lasciate guidare. Alleluia! Essere guidati dallo Spirito ci libera dalla legge, nel senso dal peso della legge, e noi siamo assolutamente liberi. Infatti, l'Apostolo Paolo dice con chiarezza il verso 23, facendo l'elenco degli aspetti del frutto dello Spirito, dice: contro queste cose non c'è legge, perché voi compite automaticamente la volontà del Signore. Voi siete automaticamente guidati dal Signore. Lo Spirito automaticamente vi porta a fare ciò che vuole il Signore. Significa questo che sarete perfetti? No, perché la perfezione qui sulla terra non è raggiungibile nel senso assoluto, ma venite liberati mano a mano dalla forza del peccato. La grazia di Dio non solo ci libera in senso legale, dalla punizione divina e dall'aspetto appunto legale del peccato, ci libera dal peccato anche nel senso che ce ne libera dall'effetto e dalla potenza. Chi accetta il Signore e permette allo Spirito Santo di guidarlo, non solo viene perdonato. Ed è una cosa straordinaria, altrimenti non avremmo nessun'altra cosa se non ci fosse il perdono. Ma viene anche affrancato dalla legge, cioè non è più schiavo della legge. E l'Apostolo Paolo, dicevo, affrancato dalla legge, affrancato soprattutto dal peccato. L'Apostolo Paolo diceva e scriveva
E chi commette il peccato è schiavo del peccato, non ne può fare a meno, ma è arrivata la grazia di Dio che ci dà l'accesso alla presenza di Dio e stando alla presenza di Dio, Dio ci libera dagli effetti del peccato, dai legami del peccato, dalla morsa del peccato. Non siamo più schiavi del peccato. E come dice l'Apostolo Giovanni, non pecchiamo perché siamo nati da Dio. Chi è nato da Dio non pecca. Che significa perfetto? No, non fa del peccato la sua normalità. Ma quando dovesse succedere che pecca, oh, va al Padre, chiede perdono e per mezzo del sangue di Gesù viene purificato dal peccato. E mano a mano, questo si chiama santificazione, mano a mano il processo di santificazione ci libera dalle cose legate al peccato e noi siamo sempre più liberi. Ecco perché Paolo parla di libertà, liberi dalla legge, nel senso che non siamo più sotto la schiavitù legalistica della legge, liberi dal peccato, nel senso che non siamo schiavi del peccato facendo cose che sono contrarie alla volontà dello Spirito. Ma andiamo a vedere qual è il frutto dello Spirito e notate l'articolo determinativo singolare, il frutto, e poi fa un elenco di cose contro le quali non c'è legge, perché se abbiamo quelle cose non siamo legati alla legge per doverla ubbidire, perché automaticamente già la ubbidiamo per la potenza dello Spirito Santo. Ma perché il frutto? Andiamo a leggere Galati 5:25. Anzi, 5, 22, chiedo scusa. Il frutto singolare, il frutto dello spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. È straordinario. Il frutto è una serie di cose. Perché il frutto è composto come un'arancia è un'arancia, ma se voi togliete la buccia, all'interno ci sono degli spicchi. Ogni spicchio fa parte dell'arancia. L'arancia è una, ma gli spicchi sono n, in questo caso 9. Ora, perché in alcune persone si manifestano alcuni aspetti del frutto e non altri? Perché evidentemente nelle varie aree della vita non siamo sottoposti sotto l'effetto dell'azione dello Spirito Santo. Una volta io stavo pregando il Signore e il Signore mi ha parlato su questo. A casa abbiamo degli alberi di arancia, quindi degli aranci, e ho notato che certe arance sono belle colorate, rosse o gialle, vivaci da un lato e sono un po' più verdognoli dall'altro lato, tendono al verde, quindi sono poco maturi. Se a voi aprite quell'arancia e la sbucciate e la sezionate, alcune delle parti degli spicchi di quell'arancia sono maturi. Altri sono invece aspri, allaposi. Perché? Perché non c'è stata la giusta maturazione. E da cosa dipende la maturazione? Dall'esposizione al sole. La nostra esposizione all'azione dello Spirito Santo determina la nostra maturità spirituale e quindi la capacità di avere il frutto dello Spirito nei vari aspetti che lo compongono. In effetti è un frutto, ma ci sono diversi aspetti. Piacendo al Signore, in una delle sessioni che seguiranno, io affronterò questo aspetto. È probabile che avrò dello spazio qui alla voce del pastore qualche altra volta, o magari andiamo a parlare di questi argomenti anche nella trasmissione che facciamo ogni mercoledì alle 18, cioè Oltre il naturale. Oppure tutte e due, perché ci può essere un'audience diversa, ci sono fratelli che seguono l'uno e non l'altro, e quindi possiamo raggiungere i fratelli tutti con questo messaggio. Io credo che questo aspetto dell'azione dello Spirito Santo nella vita del credente è fondamentale, perché molti cristiani
benché hanno lo Spirito Santo, benché amano il Signore, benché vivono in una certa misura vicino al Signore, non riescono a permettere allo Spirito Santo di agire in certi aspetti e sfere della propria esistenza. E questo avviene perché magari ci si chiude allo Spirito Santo in quelle aree. Immaginate che io venga a casa vostra e voi mi diciate: Pastore Pietro, per favore, risistema tutta la casa, ti do carta bianca per sistemare tutta la casa, tinteggiare, rimettere in ordine, togliere la polvere o quant'altro. Ebbene, io vengo con gli attrezzi e inizio a fare il lavoro che mi è stato commissionato. Ma a un certo punto c'è una stanza che è stata chiusa a chiave. E la chiave non ce l'ho io. Io non romperò la porta per entrare in quella stanza. Benché ho pulita la casa, c'è quella stanza che è rimasta come era prima. Molti credenti ricevono il Signore, ma ci sono aree, sfere della propria esistenza, molto spesso nei sentimenti o nei risentimenti, nell'intimo dell'anima, che sono inaccessibili allo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è un gentiluomo, lui non forzerà mai la porta, ma se noi gli apriamo il nostro cuore e gli diciamo: Signore, io voglio avere una relazione profonda con te in tutte le aree della mia vita, allora il frutto dello Spirito si manifesta nella sua pienezza in tutte le sfere della nostra esistenza. Andiamo a leggere di nuovo Galati 5:22. Il frutto dello Spirito invece, perché poco prima, nel verso 19, 20 e 21, ha parlato di cose negative, frutto della carne, frutto dell'umanità, dell'uomo, dell'essere umano naturale, dice il frutto dello Spirito invece è. Fatemi tornare un attimo indietro, leggiamo, anche se non previsto, il verso 19, verso 20, 21 e sì, così, 19, 20 e 21. Se la regia riesce a trasmettermi questi versi, io comincio a leggerli. Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza. Notate, sono idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosie, ire, contese, divisioni, sette. Ma poi va avanti: invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Ora, è bene approfondire questo tema. Cos'è il regno di Dio? È lì dove Dio ha il controllo, regna. Se queste cose sono presenti nella vita di una persona, evidentemente non c'è il regno di Dio, né ci potrà essere perché Dio non condivide il suo regno con qualcun altro. Ma andiamo a capire un attimo cosa è la carne, perché spesso la carne viene associata esclusivamente a certi tipi di peccati, normalmente legati alla sessualità. Infatti ne parla: fornicazione, impurità, dissolutezza. Ma la carne è più di questo. Noi siamo composti di tre parti: spirito, anima, corpo. Il corpo è quello che vediamo, con delle parti, delle componenti, degli organi devoluti a fare determinate cose. Ma il corpo contiene l'anima. L'anima sono le nostre emozioni, la nostra intelligenza, la nostra volontà. Emozioni, intelligenza, volontà. Ora, se l'anima non è influenzata dalla terza componente, lo spirito umano, che a sua volta è guidato dallo Spirito di Dio, ecco che l'uomo viene guidato dai propri sentimenti, dalla propria volontà, dalle proprie emozioni, dalla propria intelligenza, spesso alterata, e dal proprio corpo. L'anima e il corpo insieme formano la carne. La carne è guidata da due elementi: dai desideri del corpo
tutti i desideri del corpo e dalla volontà e dalle emozioni sbagliate. O anche emozioni valide, ma non controllate dallo spirito. Io posso avere delle emozioni che sono in sé anche comprensibili, plausibili, non necessariamente peccaminose. Ma quando non è lo Spirito di Dio a condizionare il mio spirito, che a sua volta governa le mie emozioni, ecco che io sono carnale, agisco in base alla carne. Allora l'Apostolo Paolo dice: no, queste cose non vanno bene. Chi le fa non erediterà il regno di Dio né qui sulla terra né tantomeno nell'eternità, nell'aldilà. Ma invece, alleluia, il frutto dello Spirito, abbiamo spiegato, il frutto dello Spirito è amore, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine o autocontrollo. Stasera noi non parleremo di tutti questi aspetti del frutto dello spirito perché non ci sarebbe tempo, lo faremo come ho già accennato successivamente, ma lasciate che vi dica che sono di numero 9. Vi fa un po' pensare a qualche altra cosa che è rappresentata da 9 realtà, sono i 9 doni dello spirito, del quali o dei quali abbiamo parlato precedentemente. Se i doni dello spirito non sono accompagnati dal frutto e dagli aspetti del frutto dello spirito, i doni dello spirito vengono penalizzati, resi nulli. Ecco perché l'Apostolo Paolo, nelle sue epistole dice: anche se io parlassi tutte le lingue degli angeli, anche se dessi il mio corpo da ardere, anche se io cibassi tutti i poveri, eccetera, eccetera, se non ho amore, non mi vale a nulla. L'amore è il primo dei 9 aspetti del frutto dello spirito. E lì è interessante perché la parola tradotta amore viene dal greco agape, che significa amore divino, alleluia. È l'amore di Dio attraverso il quale noi siamo stati amati e che è stato sparso nei nostri cuori che ci permette di amare il prossimo. Agape è l'amore di Dio. Il frutto dello spirito invece è amore. Ho già detto prima che noi non possiamo avere l'amore per Dio, non possiamo avere l'amore per il prossimo se non abbiamo l'amore di Dio e l'amore di Dio è sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato donato. Ma voglio sottolineare anche un altro aspetto e un'altra differenza tra il frutto e i suoi 9 aspetti, spicchi, per usare il termine di prima, o i doni dello Spirito. I doni sono regali, sono strumenti che Dio ci ha messo a disposizione per compiere opere soprannaturali, come direi il mercoledì nella mia trasmissione, per agire oltre il naturale. Questi sono i doni. Invece, il frutto non è un dono, indirettamente anche un dono, perché se non avessi avuto l'amore di Dio sparso nel mio cuore per mezzo dello Spirito Santo non avrei frutti, d'accordo? Ma il frutto è la diretta conseguenza, il diretto risultato della mia relazione profonda con Dio. Ecco perché posso avere i doni, posso però non avere il frutto. I doni sono regali che io posso utilizzare. Il frutto è usufruibile solo se sono collegato al Signore e gli do la totale autorità nella mia vita. Allora, la prossima volta parleremo dei 9 aspetti del frutto dello Spirito e analizzeremo ciascuno di questi aspetti, di questi spicchi dell'arancia e insieme comprenderemo come queste cose cambiano la nostra vita. E la parola del Signore dice chiaramente che dove ci sono queste cose non c'è legge. Alleluia. E perché avviene tutto questo? Il verso 24 dice: perché quelli che sono di Cristo Gesù
hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. È un'azione soprannaturale dello Spirito Santo grazie alla decisione di crocifiggere la nostra carne, cioè di identificarci con la morte di Gesù Cristo e con la sua resurrezione. Moriamo alla carne, anima, corpo, e insieme viviamo e resuscitiamo per lo spirito. Ora, non è che significa che il corpo, cioè il corpo fisico è peccato in sé, o che l'anima è in sé peccato. Assolutamente no. Quando è lo spirito a governare la nostra vita, quando siamo condotti dallo spirito, automaticamente la carne, quindi anima e corpo, si allineano alla volontà dello spirito e insieme si allineano a Dio, allo Spirito Santo. Allora si vive nella libertà dello Spirito, perché dove c'è lo Spirito di Dio, lì c'è libertà. Io voglio concludere ora pregando insieme a voi e vorrei chiedere al pastore Petrone, se può, se si sente di farlo, di unirsi con noi nella preghiera e chiediamo allo Spirito Santo di agire nella nostra vita. Io ricevo spesso telefonate di persone che mi dicono, grazie a queste trasmissioni, grazie al cuore e alla visione del pastore Cataldo, che ringrazio ancora una volta, mi dicono: pastore, prega per me perché io non riesco a liberarmi di questa dipendenza, di questa situazione. Io voglio cogliere l'occasione, pastore Petrone, insieme, di pregare adesso perché il Signore agisca in modo soprannaturale, che queste parole che abbiamo ascoltate diventino parole che penetrano nel cuore delle persone e trasformano il cuore delle persone. La parola di Dio ha la potenza di immettere in noi, inserire nella nostra vita, di trasmettere nella nostra vita la vita di Dio. Alleluia. La parola di Dio, unta dallo Spirito Santo, trasmette la vita di Dio. Padre, nel nome di Gesù, veniamo a te stasera e veniamo uniti insieme. Io, pastore Petrone, e se ci sono altri fratelli, pastori e tutti i fratelli che ci ascoltano, insieme, uniti, veniamo a chiederti un tocco soprannaturale nel nome glorioso di Gesù. Grazie, Padre, perché tu ci fai vedere le cose nello spirito. Tu tocchi quella persona che si sente legata a determinati desideri non giusti. Padre, io ti prego nel nome di Gesù di toccarlo con la tua mano adesso. Quello che è impossibile agli uomini è possibile con Dio. E c'è un passo che dice: la battaglia è del Signore. Padre, noi preghiamo che tu vinca con noi le nostre battaglie, la battaglia di questa persona che sta lottando con tutte le sue forze, ma non ce la fa perché ha bisogno di un intervento soprannaturale dello Spirito Santo. Padre, io prego perché ci sia una riattivazione della comunione dello Spirito Santo nella vita di quella persona che sta dicendo: è da tanto tempo che non sento la comunione con lo Spirito Santo. È una sorella, è una credente, ma è successo qualcosa nel suo cammino col Signore che ha lesionato, ha rotto la sua relazione con il Signore. Benché ama il Signore, benché vorrebbe fare ciò che Dio vuole, non riesce. Io prego per te nel nome di Gesù, sorella, lì dove ti trovi, accetta l'opera dello Spirito Santo, che lo Spirito di Dio invada la stanza dove ti trovi e ci sia un'effusione dello Spirito del Signore. Alleluia, nel nome glorioso di Gesù. Il fratello Charles Finney, un uomo di Dio del 1800, racconta di quando lui si trovava una volta a pregare, quella preghiera, sorella, che tu stai pregando: Signore, io non ce la faccio. Lui era un avvocato, voi sapete che spesso gli avvocati sono costretti dalle esigenze professionali a mentire, e diceva: Signore, io non ce la faccio, intervieni nella mia vita.
Venne lo Spirito del Signore e dice letteralmente questo fratello nella sua biografia che sentì il cuore liquefarsi, sentì il cuore sciogliersi dalla presenza dello Spirito Santo e da quel giorno lui è stato una nuova persona, ha avuto la vittoria nei confronti della sua carne. Padre, nel nome di Gesù, prego Signore per tutte le persone che a causa di relazioni non buone, perché non sono sane, si trovano lontani da te, Signore. Io prego che tu sani quelle relazioni e che la relazione con te si ristabilisca nel nome di Gesù. E infine, Signore, noi insieme vogliamo dire, tutti voi che mi ascoltate, preghiate insieme a me, dite queste parole insieme a me, Signore, io voglio essere guidato, condotto dallo Spirito del Signore. Alleluia. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Noi stasera, Signore, decidiamo, perché la decisione è nostra, di camminare per lo Spirito, ma la potenza è tua per farci camminare per lo Spirito. Agisci nella nostra vita, metti sensibilità spirituale, metti discernimento spirituale per discernere ciò che viene da te e ciò che viene dal nemico e che viene dalla carne. Sì, Signore, metti quella santa sensibilità nel nostro cuore, che quando vediamo che delle azioni che compiamo sono sbagliate, sono come il fumo negli occhi. Vogliamo allontanarci da quelle cose e tu ce ne darai la forza, la potenza, nel nome glorioso di Gesù. Io credo che il Signore sta toccando il cuore di molti in mezzo a noi, tra di noi che ci stanno ascoltando. Molte persone hanno problemi relazionali. Scusate se torno su questo tema, ma relazionali. Se noi abbiamo una sana relazione col Signore, il Signore attraverso il frutto dello Spirito, tra cui spicca l'amore, che è portante, è più grande di tutto il resto, ed è da questo dipendono tutti gli altri aspetti del frutto. Dico, attraverso l'amore le relazioni vengono ristabilite. Alleluia. O ci sia un battesimo d'amore stasera, o ci sia un battesimo del tuo spirito stasera, o ci sia un'effusione del tuo spirito stasera, lì nelle case, lì nelle famiglie, lì, Signore, dove le relazioni hanno difficoltà. Perché no? Lì nelle chiese. Oh, soffia Spirito del Signore nelle chiese, perché nelle chiese le relazioni sono importanti tanto quanto lo sono nelle famiglie, perché la vera chiesa è una famiglia, è la famiglia spirituale, è la famiglia di Dio. Padre, soffia col tuo Spirito stasera, alleluia. E posso vedere pastori che si riconciliano con altri pastori, posso vedere fratelli, famiglie che non vanno bene d'accordo con altre famiglie e si incontrano e si chiedono perdono e tornano ad avere una giusta relazione tra di loro, perché la relazione orizzontale è il frutto della relazione verticale. Quando noi abbiamo il frutto dello Spirito, automaticamente la nostra relazione con Dio è forte e noi avremo anche relazione buona con i nostri fratelli, i nostri simili, i nostri prossimi, perché dice Giovanni: non possiamo amare Dio che non vediamo se non amiamo i fratelli che vediamo. Ma gloria al Signore. Padre, noi ti ringraziamo per l'opera del tuo Spirito. E per concludere, Signore, io spezzo ogni legame legalistico, io spezzo ogni senso di colpa che non viene dalla tua parola che ci convince del peccato, ma viene dal nemico che ci accusa del peccato, ed è lui che ci fa peccare, e dopo che noi abbiamo peccato ci accusa, e noi viviamo alla ricerca di una libertà che non abbiamo, Signore, e cerchiamo di compiere la tua legge senza la tua potenza, senza la tua grazia, senza la tua forza, senza il tuo spirito, senza il frutto dello spirito. Noi spezziamo
Cessiamo ogni legalismo, ogni spirito di religiosità che paralizza il vero credente e lo fa credere sempre inadeguato. E ora, mentre sto pregando, vedo un fratello che si sente sempre inadeguato. Ogni cosa che fa è convinto di non averlo fatto bene ed è vittima del perfezionismo perché vive sotto la cappa del legalismo e della religiosità. La religiosità non è da Dio. Una cosa è la religione, nel senso delle cose buone che si fanno, ma altra cosa è la religiosità, dipendere dalle nostre azioni umane per piacere a Dio. Noi non possiamo piacere a Dio attraverso le nostre azioni umane. Piacciamo a Dio per la grazia in Cristo Gesù nostro Signore e per la potenza dello Spirito Santo che ci fa compiere le opere di Dio. Alleluia. Oh, posso sentire il respiro dell'aria, per il profumo dello Spirito Santo, la libertà. Sento profumo di libertà. Alleluia. Sì, Signore, chi il figliuolo dell'uomo rende libero è libero veramente, alleluia, veramente. Se sei in un ambiente dove c'è tanto legalismo, chiedi al Signore guida dello Spirito Santo per essere liberato da quell'ambiente, o perché l'ambiente cambia o perché tu cambi ambiente. So che sto dicendo qualcosa di forte, ma lo sento da parte del Signore. Analizzatelo nella guida e nella potenza dello Spirito Santo. Vivete nella libertà. Il Signore, fratelli, vi ha chiamati a libertà, la libertà dello Spirito Santo. E dove c'è lo Spirito, lì c'è libertà, perché siamo liberi di fare la volontà di Dio, nel nome di Gesù. Amen. Amen e amen. Grazie Alleluia. Signore, grazie, grazie, Amen. grazie, grazie Signore. Grazie, grazie Pietro, Dio ti benedica e grazie per quello che il Signore fa man mano, perché quando il Signore ci guida nella preghiera va a toccare proprio la persona che in quel momento sente ciò che sta accadendo nella sua vita e resta così impiantata. Una nuova direttiva che viene dalla parola di Dio che alimenta la nostra fede nel Signore. Grazie al Signore di come Egli si serve Alleluia. di te e di questo canale per portare la Amen. parola Amen. che essa Pastore. porta luce e attiva la vita di Dio nella Alleluia. vita di ognuno che sente fame e viene Amen. attratto dallo Spirito Santo. Grazie Sì. Signore, grazie Signore. Amen. Vogliamo insieme Amen. Pastore, ringraziare il Signore? posso Sì, dire solo una parola, prego, Pastore? prego, sì. Una parola perché penso che è importante ed è incoraggiante per tutti noi e per chi ci ascolta. Alcune settimane fa, in una predicazione che ho fatta qui a Parole di Vita, io dissi che c'era una persona in un hotel che stava cercando Dio e da tanto tempo non sentiva la presenza di Dio e si trovava in un hotel. E io poi ho dimenticato, non ho sentito nessuno che fosse in quella condizione. L'altro ieri mi è arrivato, ho visto che il giorno stesso della trasmissione, quel fratello mi aveva scritto attraverso un Messenger che io non uso regolarmente, ecco perché non l'ho visto, io uso WhatsApp, e aveva detto: fratello, sono proprio io quella persona, perché io mi trovo in un hotel e stavo guardando la televisione, Parole di Vita, e il Signore ha parlato esattamente al mio cuore. Lo sto dicendo per incoraggiarvi, fratelli, perché non dovete pensare che quando noi veniamo diciamo le cose per dirle. Quando parliamo da parte del Signore è perché c'è una realtà che il Signore poi conferma. Ecco, volevo incoraggiarvi con questo. Grazie al Signore. Ebbene, vogliamo ringraziare il Signore insieme. Amen. Signore, grazie perché è la tua parola che Sì, Signore. opera, perché la tua Alleluia. parola è sovrannaturale. Tu la mandi ai nostri cuori ed essa porta risposte ai nostri bisogni. E noi tutti Alleluia. insieme ti ringraziamo. Aiutaci a proclamare la tua parola, Sì. perché essa produce segni che noi sentiamo, prodigi che noi vediamo,
miracoli che noi viviamo. E perciò, Signore, ti ringraziamo. Continua ad impiantare attraverso la presenza dello Spirito Santo anche quello che tu ci hai dato questa sera, perché porti frutto per la gloria del tuo nome nelle nostre vite. Grazie, Alleluia. Signore. Benedicici tutti insieme e Sì, resta Signore. con noi per amore di Gesù. Amen, Amen. amen, amen. Amen. Grazie, grazie, grazie. Grazie Alleluia. Pietro. Grazie a voi. Alla prossima, Dio piacendo, e a te che Amen. sei a casa o dovunque ti trovi, grazie di essere stato con noi. Dio piacendo, ci vediamo domani mattina alle 10:30 per la solita visita pastorale e insieme continuiamo a condividere la parola del Signore, che è fonte di vita. Essa viene fecondata dallo Spirito Santo al nostro cuore e cambia la nostra vita, perché è parola di Dio. Noi preghiamo tutti i giorni che essa sia unta e porti il piano della volontà di Dio in ogni cuore, mentre continuiamo in questa opera che Dio ci ha dato e la portiamo con passione. Questo è il nostro piacere di annunciare la parola del Signore, perché essa è potenza di Dio. Il Vangelo è potenza di Dio che trasferisce il potere di Dio nella nostra vita. Dio sia la gloria. Pace. Buonanotte. A domani mattina, Dio piacendo.